essendo un, come si dice, un ospite e non tanto gradito per gli ordini dei locali, ha dovuto, suo malgrado, farsi poeta. La serata io l'ho divisa in sei parti, questa lettura, proprio per alternarla con la musica. Quindi io vi leggerò le prime sei terzine. Le seconde poi più tardi, dalla settima alla tredicesima, dalla quindicesima alla ventesima, dalla ventunesima alla trentunesima, dalla trentaduesima alla trentasettesima e poi infine dalla trentanovesima fino alla quarantatreesima terzina. Allora, prima Dante, come vi ripeto, si trova, vi voglio introdurre alla lettura di Dante come l'ho fatta io, e cioè spogliandomi di tutte quelle sovrastrutture che invece ci hanno insegnato, perché io sono riuscito a comprendere questo canto dopo aver mi ripulito di tutto ciò che mi avevano detto che la Divina Commedia raccontava. E finalmente, dopo aver letto in tante maniere Dante e i commentari su questo canto e tanti autori, quello che mi è piaciuto di più e che è più vicino all'interpretazione autentica, secondo me, di Dante, di Umberto Eco, ma anche lui alcuni passaggi non li ha riconosciuti perché non è nato in quei luoghi. Io, essendoci nato, invece, ho scoperto che Dante sta facendo una missione. Lui parte da Verona, deve andare in missione per conto degli Scaligeri. La sua missione è scendere con la barca da Peschiera, arrivare a Mantova e poi aggirare dove oggi ci sono le cosiddette Valli Grandi, aggirare queste isole, questa selva e poi nel ventunesimo canto lui proseguirà il viaggio sulla barca e andrà a Venezia a disegnare e a raccontare la Pegola che è l'attuale Arsenale. Lo sforzo che fa lui e che faccio anch'io è di spogliarmi di tutte le sovrastrutture della Divina Commedia e di cercare di entrare in quello che lui dice realmente, non quello che i commentatori hanno dato. Noi ci immaginiamo l'inferno, invece qui siamo in un paesaggio assolutamente reale. Immergetevi in queste immagini che avete dietro, per esempio quello potrebbe essere il Mincio nel quale lui è sceso con la barca quel giorno, e c'è anche il giorno preciso, il giorno 21 di aprile, o 22. Adesso io vi leggerò il canto e poi lo ricommenteremo insieme un attimo. Il mio lavoro è stato anche quello di metterlo in dialetto veneto, anzi in lingua veneta. Adesso ci tengo da oggi a confermare questa mia intenzione di ridare dignità alla lingua veneta, poiché fino a 210 anni fa la lingua veneta era quella che tutti quanti conoscevamo e praticavamo, che era il cosiddetto veneto che ci hanno insegnato le nostre madri. Tradurla in lingua veneta per me è stata la chiave che mi ha chiarito tutti i passaggi che non riuscivo a connettere uno con l'altro. Venantra condana ne convien far versi e darne roba al ventesimo canto della prima canzon che dei giorni gli è pieni. Mi ho già preparato tutto quanto e guardo da nuovo nel squerto fondo del bosco che se bagna in gossade pianto. E ho visto gente venir su per il balon brondo e da sempre grimando al passo e che gli è quei che fa le tane in sto modo. Come io ho visto, mendazò in orlo piace basso e gov una straordinaria apparizione e so stare baltà. Ognuno tra la sbessola e il principio del caso.
che dai reni gli è venuta e oltre alla faccia e in drio che convenia venire, perché el vedar dinanzi a lui guerra cava, forse per forza zada per loro parlava, se andava addosso così da uno addosso tutti, ma mi non l'aveva visto né credo che esista. Dante racconta che sta per partire e sta preparando il suo baule dove ha tutte le sue carte, i suoi classici, e dalla sua finestra, che è una tana, dice lui, perché si trova lì in centro, in piazza Dante, l'attuale Verona, riesce a vedere dall'alto della torre il valone giù della curva dove il Adige fa la mansa. E mentre è lì che prepara questo viaggio, questa missione, vengono a trovarlo delle persone che sono probabilmente i persone che lui aveva disturbato nella loro professione, e sono quelli, dice, che fanno queste tane, questi luoghi dove io vivo. E queste tre persone lo aggrediscono e gli danno, come ho detto prima, dei pugni nel viso e poi scendono giù sulla pancia, e poi gli torna l'aggressione sul viso. E a queste persone, lui dice, conveniva fare dei passi indietro, perché non sapevano che tipo di protezione aveva Dante che si trovava lì, perché lui aveva una protezione imperiale sicuramente, oltre che la signoria veneta. E a questi indietro gli conveniva andare, ma siccome a loro era cavata la possibilità di vedere chi avevano davanti, si erano permessi di fare questa aggressione, perché al veder dinanzi a loro che era cavata, forse per forza Zalla Pallori parlava e si andava così addosso tutti. E qui una chiara accusa all'Accademia. Tra di loro, questi accademici, quando uno diceva una cosa, tutti gli andavano dietro, e così quando diceva una fesseria, tutti gli andavano addosso, perché tutti ripetevano ciò che aveva detto il loro quello che aveva maggior titoli per dire delle verità. Dai, ancora la musica. Prima per un nobile, come diceva me.